ministro e attualmente portavoce di ASVIS, dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che è una straordinaria esperienza italiana di cooperazione tra varie realtà associative, ed è stato uno dei curatori di un documento magnifico che consiglio a tutti di leggere. È il documento della Progressive Society, commissionato dal gruppo dei socialisti democratici del Parlamento Europeo, e saluto Patrizia Toia che è qui con noi, il documento sull'uguaglianza sostenibile, una piattaforma che è una miniera di proposte che credo che tutti i progressisti dovrebbero leggere, e anche noi abbiamo tanto da imparare, da utilizzare da qui in avanti. Grazie ancora. Grazie a voi, benvenuti a tutti, buon pomeriggio. In politica ci sono degli studiosi che hanno scoperto che i problemi hanno un ciclo, come il ciclo economico. C'è a un certo punto qualcuno identifica un problema, poi il problema diventa sociale, poi diventa politico e poi a un certo punto sparisce, non perché necessariamente sia stato risolto, ma perché ne arriva uno nuovo. E noi abbiamo questo ritmo di sostituzione dei problemi nel nostro paese fortissimo, e quindi improvvisamente ci svegliamo con un problema, dura appunto un mattino, pochi giorni sui giornali, e poi parliamo di altro. Vi faccio un esempio: morti sul lavoro. Sono usciti gli ultimi dati che mostrano che sono ripresi, con la ripresa dell'economia, i morti sul lavoro. Sapete quanti sono i morti per inquinamento in Italia? All'anno? 60.000. Mezzo milione in Europa. Non ho mai sentito un politico dire una parola in nome di questi 60.000 morti. Perché? Perché non hanno una faccia. Perché sono morti apparentemente necessari per il modello di sviluppo che abbiamo messo su. Ed è difficile forse parlare nel loro nome, ma per loro l'economia giusta e sostenibile è già finita. Faccio questo esempio per dire che intorno a noi abbiamo una serie di problemi che però non diventano problemi politici, perché nessuno li prende, non solo per sbatterli in faccia, ma come sapete i politici non amano parlare di problemi per i quali non possono millantare di avere una soluzione. Dov'è il punto? Che oggi sappiamo che quella catena che vi ho appena detto cambia grazie ai social media, perché il politico sceglie di cosa parlare, far diventare quello un problema, guarda caso ha la possibilità di millantare la soluzione di quel problema. Perché no? Sono partito da qui, perché i problemi di cui stiamo parlando non sono semplici da risolvere, perché nessuno ha la possibilità con una legge o un provvedimento di risolvere come far diventare un'economia giusta e un'economia sostenibile. E questa visione integrata, complessa, è forse l'ostacolo più grande per una forza progressista che vuole effettivamente fare questa trasformazione. Io ho passato 5 giorni nei giorni scorsi a Dubai, non in vacanza, ma al World Government Summit, che è una specie di Davos che si tiene da 3 anni a questa parte a Dubai. E i 3 temi di cui si è parlato per 4 giorni con i capi delle organizzazioni internazionali, ministri, grandi esperti, sono fondamentalmente energia e clima, intelligenza artificiale, digitalizzazione e futuro del lavoro, benessere e felicità, sotto il cappello degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Perché queste 3 cose sono così collegate? Perché, secondo tutte le previsioni, noi non avremo una crescita economica nei prossimi anni che risolverà i nostri problemi sociali. Questo è il punto di partenza. Ci dice l'OCSE, bene che va, il PIL
crescerà dell'1,7% nei paesi industrializzati. Voi pensate che risolviamo i nostri problemi con una crescita così? Questa è la prima cosa su cui bisogna convincersi. Mettiamo un po' di soldi più in tasca alle persone, l'economia riparte, diventa giusta e sostenibile? No. La verità è che il capitalismo di tutto il mondo si sta interrogando se la transizione a un nuovo modello di sviluppo, con l'economia circolare, con la transizione ecologica, con la trasformazione delle nostre città, non è l'unico modo per cui il capitalismo può guadagnare altri 30-40 anni come ha fatto con la globalizzazione. Questo è il punto. Allora vedete che non è più soltanto una questione di essere buoni, di proteggere il pianeta, ma è il punto centrale per la sostenibilità, come è stato detto prima, economica, sociale e ambientale, tutto insieme. Come ha detto una volta un imprenditore noto, l'ho chiamato Donald Trump e gli ho detto: Donald, abbiamo fatto un sacco di soldi riempendo il mondo di schifezze, adesso ne possiamo fare un sacco ripulendolo. Guardate che questo è esattamente il punto. Se la Mercedes decide di investire 23 miliardi di euro per sviluppare le batterie al potassio, per far andare le auto elettriche invece di usare le batterie al litio, visto che il litio viene da una parte soprattutto africana che è già sotto il controllo, diciamo così, della Cina, capite che non stiamo parlando di come si organizza una cosetta, stiamo parlando dei grandi cambiamenti geopolitici su cui, ricordiamocelo, il sovranismo non ha risposte, perché già siamo piccoli noi, figuriamoci come Europa siamo un soggetto pesante, figuratevi se andiamo da soli. Ma vedete, questo di cui sto parlando è veramente un cambio di paradigma e la politica questo salto non l'ha ancora fatto, se non in alcuni casi. Perché? Perché spera ancora che il vecchio modello possa funzionare, perché siamo stati formati con questo vecchio modello e quindi appunto attraverso vari strumenti magari mettiamo un po' di soldi in tasca alle persone, alle imprese eccetera, e pensiamo che questo basti. No, serve un grande disegno, e l'agenda 2030 approvata da tutto il mondo a settembre del 2015, firmata anche dall'Italia con un governo a guida PD, è un'agenda straordinariamente progressista, perché parla di uguaglianza, parla di transizione ecologica, parla sì di protezione dell'ambiente, ma parla anche di lavoro, parla di innovazione, parla di cooperazione internazionale. Nel documento che è stato ricordato prima, uguaglianza sostenibile, questa commissione di esperti ha provato a mettere insieme delle proposte per far sì che l'Europa, che è la campionessa di sviluppo sostenibile, lo è stata fino adesso, e che sembra avere invece abbandonato questo sogno, possa tornare a essere la campionessa mondiale e così facendo ritrovare economia, società, ambiente in una visione diversa. Non è banale, non è facile, non è un pranzo, come si dice, di lusso. Ma vedete, il cambiamento di cui parliamo passa per una scelta chiara, che la Commissione europea, col documento del 30 gennaio, chiede a tutti noi. Ci sono tre alternative. La prima, pensare che questa sia veramente l'architrave di tutte le politiche nazionali e europee. Secondo, facciamo un po' di più in tutti i campi, un po' più innovazione, un po' più educazione, un po' più salute, un po' più ambiente, un po', che è la tentazione fortissima di una forza politica che crea magari un bel programma di governo assemblando dei pezzi. Terza opzione, ridicola, questo riguarda solo i nostri rapporti con i paesi in via di sviluppo, c'è un problema dei poveri, come se noi non dovessimo fare quello che abbiamo sentito prima.
Ogni politico, ogni persona interessato al cambiamento deve scegliere tra queste tre alternative. E attenzione, scegliere la prima non vuol dire mettere la parola sostenibile qua e là, come talvolta alcune imprese fanno nelle loro pubblicità, oppure non è quello, è un cambio di paradigma che richiede un po' di studio, non si improvvisa. La buona notizia è che ci sono un sacco di idee su come fare. Vedete queste bottigliette di plastica? Dice, come? La plastica? In un evento in cui si parla di... Certo, dipende da come si usano. Bene, a Dubai stanno costruendo questo museo del futuro, che è un ossimoro, naturalmente, che ti faccio vedere, no? E sono dei progetti straordinari che sono in giro in tutto il mondo. L'ultimo che ho visto appunto lunedì scorso, domenica scorsa, è che in Indonesia stanno provando a trasformare la plastica in una moneta. Quindi lo dico a chi si occupa di trasporti: tu sali sull'autobus, metti la tua bottiglietta di plastica e prendi il biglietto. E questa la soluzione? Non lo so, ma certo fare la raccolta differenziata a Giacarta forse costa un po' di più. Oppure, come cito sempre, i pannolini sperimentati adesso a Berlino, per cui ogni volta che uno porta un pannolino usato per il bambino, dal bambino riceve un pannolino nuovo. Perché? Perché è un pannolino di nuova generazione che, innescato da quello che i bambini mettono nel pannolino, e io ho tre nipotini, ne sta arrivando uno qua, è un problema, come dire, serio, ma smaltire i pannolini è un problema drammatico per la gestione dei rifiuti. Bene, innescato dal pannolino diventa un fertilizzante che il comune usa per far crescere i parchi cittadini. E perché io do un pannolino nuovo? Perché remunero il contributo che la famiglia sta dando a un'economia circolare. Capite? È solo un esempio, ma l'economia circolare non è soltanto gestione dei rifiuti. Arrivo alla conclusione. Ci sono quattro problemi che vorrei portare alla vostra attenzione. Primo problema. Ieri doveva succedere qualcosa in Italia. Non è successo, non ho sentito una persona prendersela col governo per questo. Ieri era il giorno in cui il governo, a norma di legge, doveva presentare un documento per valutare l'impatto della legge di bilancio su 12 indicatori di benessere equo e sostenibile. Questa cosa non è accaduta. E se fossi l'opposizione farei una enorme battaglia su questo, perché quegli indicatori parlano di emissioni di CO2, parlano di tasso di occupazione tra le donne che hanno figli e quelle che non hanno figli, parlano di speranza di vita in buona salute, parlano anche di povertà, di disuguaglianza. Bene, la legge è stata modificata grazie alla maggioranza di centrosinistra nel 2016, ora bisognava applicarla, non è stato fatto. Vedete come i problemi magari vengono messi da parte. Secondo punto, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se una forza politica crede in qualcosa, fa le battaglie quotidiane su quelle cose, non periodicamente. Secondo problema, serio, vedo anche qui in sala, c'è una differenza enorme tra giovani e meno giovani, la parola giusta, rispetto a questi temi. E sappiamo che in Italia i meno giovani hanno un ruolo fondamentale nel votare per certe forze piuttosto che altre. Allora, come far sì che quello che abbiamo sentito, quello di cui stiamo parlando, quello che accadrà il 15 marzo, cioè la prima manifestazione nazionale degli studenti sui temi appunto del cambiamento climatico, tenete presente che a Bruxelles non c'è stato bisogno di fissare, c'è un effetto palla di neve, per cui nell'ultima volta, ci diceva Timmermans recentemente, sono 70.000 persone
e crescono continuamente, perché prima erano i bambini, poi sono arrivati i compagni un po' più grandi, adesso gli adulti. Ecco, noi quanti ne vedremo in piazza il 15 marzo e poi il 22 marzo e poi il 29 marzo, perché così funziona, non è che tu fai una manifestazione un giorno. E non so se sapete, ma il comune di Bruxelles si sta ponendo il problema se punire questi ragazzi perché non vanno a scuola, fanno sciopero tutte le settimane. Ma puoi punire dei ragazzi perché fanno sciopero per una motivazione del genere? Guardate, questo è un esempio straordinario di come la pensiamo. Terzo esempio, arrivo alla conclusione. Milano ha lanciato Milano 2046, un'iniziativa per capire come costruire la Milano del futuro. 2046? Ma di che state parlando? Tutte le grandi città stanno facendo esattamente questa cosa, perché le scelte che vanno prese oggi avranno un impatto straordinario sul futuro. E poiché si parlava prima di città, domando: quante città in Italia stanno facendo questo tipo di riflessione? Perché molte delle politiche passano per le città, e dunque se una forza politica vuole prendere questo in mano, la scelta delle città. E ultimo punto, mi fermo: come rendere attraente una politica che non ci racconta balle e parte da dei dati che ci fanno capire che il futuro non sarà tutto rose e fiori, e nessuno è in grado così di trasformarlo in rose e fiori. Come si fa a vendere un'idea del genere? Anche qui c'è molta ricerca, e le parole chiave sono quattro: proteggere, promuovere, preparare, prevenire, trasformare. E queste parole tagliano trasversalmente le politiche economiche, le politiche sociali, le politiche ambientali. Allora io, da una forza interessata a questi temi, vorrei sapere come pensa di organizzare il governo futuro. Se cioè pensa ancora di seguire l'attuale struttura, che è fondamentalmente in alcuni casi ottocentesca, in alcuni casi novecentesca, o addirittura propone una governance diversa alla luce di queste parole, superando e mettendo insieme la protezione con gli altri elementi. Perché, come è stato detto prima, trasformare senza proteggere ci si schianta. Questo è uno dei chiari messaggi anche venuti da Dubai nei giorni scorsi. Le trasformazioni in atto lasceranno indietro gli ultimi, i più deboli, i meno istruiti. Ecco perché tutto si lega. Insomma, una straordinaria opportunità, no, l'unica opportunità che abbiamo, perché quando mi hanno preso in giro per aver scelto come titolo del libro che ho pubblicato l'anno scorso Utopia Sostenibile, qualcuno ha detto: guardate che la vera utopia stupida è pensare che l'attuale modello possa ancora funzionare. Voi, uscendo da qui, da che parte volete stare? Grazie.